Bună, dragălașilor mei, și eu sunt Pauletto, pe cine mă cunoaște, pe cine mă cunoaște știe cine sunt. Suntem aici, în familia astăzi de la Roma, cu tot familia mea, matușa, mama, sora, tata și preta avem de la Roma, de la Ciampino, el e de la Basilica de Ciampino și aici avem verișoarul meu, Sam, am mâncat, am făcut și acum mergem să facem o poză. Eu beau și o cafetino al italianesc. Ah, ce bun! Ah, asta e ceva de... că m-am mâncat. E român. Buonissimo il caffè, ma. Quindi. Mamuși. Salută prietenii mei. Doneve, salută prietenii mei de la... vabbè, pure questa, però. Grazie. Și uitați-vă aici, la gradina. Aspettate, poi facciamoli. Așa. Suntem toți fericiti. Uitați. Stam așa. E quindi questo. In giardino, tranquilli, bello, eh? E dove ce la facciamo le foto? Come v'am spus, asta è situazione. Așa che vedete, am avut ocazie și ve filmez familia mea. Uitați-vă, mama mea a făcut și roșii și ea. 4 fire de roșii. 1, 2, 3, 4, 5, mi scuzați, 5 fire de roșii. Acolo nu știu ce a băgat, capșuni, salata, în roșii. Și asta, da, avem o ziua minunată, foarte frumoasă. Tutti quanti, tutta la famiglia. Ma perché il coso, il barista che mi fa... No, il video. Ma il barista che mi fa... La foto, ma... Dai, stai. Ma il video. No, dopo lo faccio. Comunque il barista che mi fa 10 euro per riprendermi. Che tipico. E ieri poi c'è stato, sì, col signore a parlare. Ecco, abbiamo Don Ever, Alice. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Ecco, ma questa trasmissione... Faccio un grattar frumos, acum, come era in Romania, acum lo facciamo in Italia, un grattar. Questa che cos'è, c'ha? È il silicone per cuocerci sopra. Ah, ce lo metto proprio... Sì, così accendo. Non sgocciola... Accendiamo. Se questo si immensa. Ecco, attenti, quello è rosso. Ecco. Noi da bere dobbiamo... Tutti? Sì, okay. Sì. Da, și acum ce facem? Questo l'ho già lavato, eh? Okay, no, vabbè, è rimasto un po' grasso perché l'abbiamo usato l'altro. Senti, là ci ho messo del cartone sotto, in maniera che quando poggi anche le cose tiepide o calde. Questi li ho lavati. Ok. Questo perché cos'è? È per se devi mettere la carne cotta per portare a tavola, quello pure. È rimasto così, ma è pulito pure quello. Perfetto. Qui c'è il pane. Quindi comincia con le bruschette. Facciamo un grattar frumos, eh? Hai, se incepe. Asse scopparinzi. Che facciamo? Le bruschette, però dobbiamo levare questo per le bruschette. Bruschette, sì, questo lo togli. Qua, mettilo qua. No, non voglio che si sporca, Esatto. Facciamo le bruschette. Non è vero. Ce mai spui? Vorbești romanește? Sau nu? Înțelegi un puțin? No, eh? Dovrei pure un po' connettarci. Se parli rumeno, sì. Sì. Riprendi pure Don Ever, che così almeno ti faccio vedere in Romania, come trimi in Italia, eh? Ecco, bene. Tanto piacere. Fai una benedizione a tutti i rumeni, ecco, così. Allora, che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Ecco. Bene. Aste. Da. Quindi sì. Un prete ci ha făcut benedizie, așa că putem să mâncăm sănătoși. Acum facem bruschette și după bagam carne. Uitați-vă ce soare frumos. Asta e sărbătoare, este festa de la Republică, cum v-am spus. Suntem toți aici. Soare frumos. Uitați-vă ce ziceam. La mamina, papino. Che facciamo? Mangiamo un po' de bruschette? Uitați-vă ce avem astăzi. Bruschette aici. Bruschettine. Prosciutto crudo, Alonso, quello che è. Prosciutto crudo, Alonso, quello che è. I fazzoletti, ora ci stanno. Sì, sì.
E adesso mangiamo. Senti. L'altra sedia? Prendo l'altra sedia. Acuma facciamo un grattaro corrispondator in Italia. Bravo, già è. Non è esercizio. Il tagliere. Servono, noi facciamo, vediamo. Che c'è per il cocktail? Preso già. Non so, un coltello così le apre. Sì. Sì, questo è un po' di gelato. È congelato. Sì. Poi. Ah. Non so come. No, fammele davvero. Voglio vedere. Ma sta cosa com'è che avete preso questa? Cioè, nel senso. Si bruciano di meno, si. Che succede? Per non far colare il grasso la testa. Non dare l'olio in giro, magari rovinato. Tutto bene? Tutto sotto controllo, eh? Ci abbiamo hamburger, ci abbiamo cose. Altre cose, Matte? Dimmi un po'. Ma com'è la situazione in Italia? Come si vive? In Italia. Come situazione in Italia? Entriamo in la very sure, Romeo. Very sure, no, amore? No. Very sure. Dipende. Nel senso. No? Sai, comunque l'Italia a fare il nostro è comunque divisa in due, di nord e sud. Vabbè, quello è sud, però. Quindi è un po'. A livello economico vedo che la tua ragazza comunque sta lavorando con l'estero, da quello che sento, ok? Sì. Spagna, cose. Sì, Italia, sì. Allora l'Italia paese ormai per vecchio. Purtroppo non c'è. Basta. Non puntano sui giovani. Non puntano sui giovani, non danno possibilità ai giovani, non ti danno libertà di espressione, non ti danno libertà mie, di scelta. Ma aggiunge il LinkedIn, in fia cari settimana offerta di Munca, in fia cari settimana, non mi viene da credere che in Italia è impossibile. Ma in Italia per fare un colloquio, esatto, di lavoro, un curriculum, sì. È impossibile, senso, io ti giuro, pure se c'hai due lauree. Se ti chiamano solo per fare lavori più. No. Per fare il tirocinio, no? Cioè sì. Tipo che non te pagano. Esatto, ti fanno fare. A tu te suonano, se sì, che lo cresce a Selluni, gratis, te davo a fare, ci dopo schimbano, no? Cioè fai il tirocinio se non esce. Come con le porte pronte? Non lo so, le vuoi pronte? Dai. Poi che te lo taglio, te lo faccio vedere, ma. Ok, te lo faccio vedere. Un altro po', fai vedere, amore, che pure la carne. Non è che, cioè, me sta riprendendo a me, ma qua dobbiamo vedere la. Sai che non è secco. Alla mamma gli piace crudo. Non crude, che non si seccano poi. Ancora. Dimmi tu. Di là metti. Mi sa che è meglio qua, no? Cioè, non me fa le figuracce con la cosa sporca, no? Cioè, per farti un esempio. Io. No. Sono andato a vivere 6 mesi in Olanda. Gliela voglio un po' di più. Ok, allora, Pedro. Io la plecasciassi all'unico in Olanda. Sono andato 6 mesi a vivere in Olanda. Ok. E ti dico, mi sono cercato il lavoro direttamente dall'Italia. Ok. Uguale, una settimana, Romagna. 40 attività 40 mi attività. Hanno chiamato. 40 attività. Esatto. E ti dico, in un mese in Italia, 2 mesi in Italia a cercare il lavoro, un'attività, due. Perché magari ci stanno. Sì, sì, questo già me l'ha portato la mamma. In Italia invece? 2-3 dici? Sì, 2-3. Ma per il fatto che ecco. 2-3 a fare il tirocinio. Ah, di che te suonano? Questo non serve più. Ah, no. Quello oppure vi fanno fare eventualmente un part time, ma con prezzi, cioè, con stipendi ridicolo. Ridicolo, allora, infatti il discorso della Romania, che qui c'è comunque, cioè la qualità, la cosa di vita con lo stipendio stai perfetto, capito? È come se in Italia non dico come guadagni, come quando stavo in Olanda, guadagni 3.000 euro in Italia. Io stavo in Olanda, prendevo, esatto, 2.500. Però ne spendevo. Ma com'è che non sei arrivato, cioè non sei rimasto? Perché poi dopo Sofia è tornata, che c'aveva stava tenendo insieme a studiare, e sono tornato per stare. Ma siete stati in Olanda insieme? Basta? Ok. A Giorgiana io lo lascio un po' di più perché lo vuole un po' più. Anche per cosare. Più cotto, capito? Ma. E quindi queste tre gliele porti già?
o è troppo secca quella. Aspetta, forse diventa. Pure questa ti posso dare, o no? No? No. Sì, può allora. Dare questa. Pure questa? Che dici? Che è fatta secondo me un po'. Sì, te la do. Torni con... dicevi, ma pure Sofia è stata in Olanda? Sì, però... Si è imparata l'inglese pure lei? I primi tre mesi, sì. Praticamente abbiamo trovato questo lavoro che... è... ho chiamato, gli ho detto, guarda, devo venire a lavorare per semplice fatto che mi serve fare anche esperienza a livello all'estero, cioè, anche perché in Olanda non avevo mai lavorato. Ho lavorato in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Polonia. Ok. Quindi volevo farmi questa esperienza in Olanda. Siamo partiti e dovevo essere preso come cuoco. Quindi sono stato preso come cuoco, sono andato a fare il colloquio insieme a Sofia. E quando il titolare ha visto anche Sofia, gli ha proposto anche a lei di lavorare come cameriera. E lei ha lavorato da una parte, sai. Questa, okay. Per mia sorella. Per tua sorella, questa. E quello dici? Fai per Matteo. Ok, e non li cuociamo troppo, no? Io fammolo bello cotto, bello. Bello cotto, eh? Ok, Matteo lo vede bello cotto. Ok. E siamo arrivati là. Avete lavorato? Avete iniziato a lavorare. Com'è? Come? Ho vissuto a Rotterdam, bellissimo, cioè nel senso era proprio quel paese che... Però il clima, il paese tuo, ma proprio, cioè, ma è proprio il fattore, sai, cioè, anche le persone là, il rispetto che comunque c'era tra le persone, il rispetto che comunque trovi per strada, esatto. Là, tutte le persone, le strisce pedonali, ci fermano tutti. Qua in Italia passano, non gli frega niente, vanno dei fretta. Quello per voi, allora, c'è volete, quello è per noi, per me. A Rotterdam non ho mai sentito un clacson di una macchina tonale, mai, mai. Cioè là proprio come se suoni il clacson fosse per loro come chissà cosa, mai. Le biciclette, la cosa... Cioè, esempio, c'è stata una cosa che mi è rimasta impressa, no? Sì. Loro dovevano sostituire i binari del treno, perché era estate, praticamente il problema che hanno loro qual è? Che stando sotto a livello del mare, col troppo calore, la pietra si spacca, stando sotto a livello del mare, con la pressione. Allora devono ristrutturare praticamente tutta l'intera ferrovia, la linea ferroviaria, da Amsterdam fino a Eindhoven. Ti metti lì a selfie? Sì, sì. Gli oggetti, mo le foto. Ci siamo mangiati un po'. Dai, guardate. Mia zietta, cuginetta, oddio, tutti quanti. Oddio, San! Amore mio. L'amore mio. Mica si è lamentato. Dai. Bevere. Siamo a fare le foto, Aspettiamo che fa le foto. Ah, ciao. Sono tema ich, am terminat, se mancam. Am făcut aste, Georgi ce face? Ah, taia cozonacu. Avem și cozonacu. Se m-am cam, am pregătit pentru mătușa mea. Uitați-vă roșii de la Romania. Și aici au ajuns. Roșii de la Romania. Ieta. Che? Com'è? Ma com'è che bevete il ceai? Com'è perché bevete il tè? Hai messo noi sempre. Noi sempre. Ah, sempre bevete il tè? Vabbè. Che? Perché ridi? Perché ridi? Mi sono faceva ridere. Ah sì? C'hai? No, anche io bevo perché... Questo mio amore beve sempre il tè. Io bevo almeno 4-5 tè. Ah sì? Io la sera sempre. In Romania si usa il tè, amore? Prima di andare a letto, perché ti sanno sempre quella... come si chiama? Drenante o... Esatto. Quindi siamo qui, fa caldissimo, si sta una bomba. Ci mettiamo qui, amore. Non vuoi cosa no? Che in te no, non mi va. Non c'hai il tè, mamma mia. Non mi lo dice. Non è tè normale. Sti, lo so. Lo so. Fammela assaggiare se vuoi, però non mi va. Non bevo così. Capito? Assaggiare lo stile. Lo vuoi assaggiare, amore? È proprio certificato che le donne che hanno belle buono. Sono buono, buono. C'ha un gusto della caramella. Lampone sì. Sì. Loro già hanno Sì. C'è una classifica. Bella, sì. L'hanno le russe e le donne dell'est. Poi il secondo posto. Și acum ce facem? Ascultam un puțin de muzică. Am băgat o casă acolo. Și dacă avem și jacuzzi. Am făcut alta ziua cu tata noastră, toate pe la red. Acum o deblocam.
Vedem ce face. Yeah. Ne-ai capit, che rupete. Che non facciamo bagno, eh? Ah, c'è calda, eh. Asta scherzini entrambi. Yeah, eh? Andate via, quindi. Vi accompagniamo allora. Ciao, Sofì, è stato un piacere. Grazie. Ciao, grazie di tutto. Bene, io e Merg non fossi impreuna. Ci vediamo. Vi accompagniamo. Esatto, che ormai con la cosa del Covid. Perfetto. Ok, Matteo, eccoli i pomodori rumeni pure a Roma sono arrivati. Io faccio la Roma dalla Falastaca. Ciao ragazzi, ciao, è stato un piacere. Oh, mi ha fatto piacere rivedervi. Buon divertimento. Sì, buon divertimento. Poi quando volete venire a Bucarest, basta che ce lo dite. Ci abbiamo l'appartamento, che ci avete la camera. Capito? Cioè, vi pagate solo il biglietto e state una bomba. Vabbè, mo tanto stiamo qua, però. Grazie andiamo a accompagnarla. Io che vado con la cosa. Certo. Va bene, Sofì, o no? Certo. Perfetto. No, ormai più che altro perché nessuno bisogna riprendere tutto. Esatto, no, ma lo sai perché? Perché ormai ci sto dentro, cioè mi sono detto che mi faccio questi tre video a settimana, martedì, giovedì e sabato, capito? Sì. Esatto, quindi questo. Poi vedete, fammi vedere un po' di Roma, per entrare a salvare Roma, accettare che asta. No, perché lo buttiamo? No, lo porti qui. Dragi mei, am terminat, mi deschidi la porta? Pentru astăzi, dacă v-a plăcut, bine, astăzi am fost acasă cu familie, cu asta, am mâncat, am făcut, am dat cozonaci roșii, cadouri, mâncare, carne, carniță. Dacă v-a plăcut video, ne vedem la următoare video, la următoare filmuleț și eu vă doresc o zi minunată. Dragalașii mei, draguții mei, dragalașii mei, vă doresc o seară minunată. Noi acum terminăm. Strâng nu puțin aici că au fost toți și uitați-vă ce am făcut. Și vă doresc ce doriți voi. Cel mai important, sănătate. Vă pup!